taglio del nastro a Policoro per la nuova sede del distretto sanitario situato in via Moncenisio. Per un importo di 2,3 milioni di euro, arredi compresi, la struttura, realizzata come si è ricordato più volte in tempi record, è eco-friendly grazie al sistema di coibentazione, al recupero delle acque piovane, al giardino pensile sul tetto e ad altri accorgimenti che consentono un notevole risparmio energetico. La struttura è stata inaugurata alla presenza degli amministratori, dei vertici dell'azienda sanitaria di Matera e della Regione Basilicata. La Regione l'ha interamente finanziata nell'ambito della programmazione sui POIS. L'azienda sanitaria in tempi record, nel giro di un anno e mezzo, ha realizzato quest'opera che consente di allocare tutti i servizi che sono sparsi in vari immobili nel comune di Policoro, consente di dare un'immediata risposta ai cittadini all'interno di queste strutture, consente un risparmio di 250.000 euro dei fitti che non si pagheranno più dal giorno in cui verranno trasferiti i servizi. È il 2016, l'anno della riforma, non la facciamo da 40 anni. E noi, come abbiamo fatto tutte le altre riforme, faremo anche queste con il concorso della società lucana, dei cittadini, degli operatori, degli amministratori locali, esattamente non sopprimendo alcuna struttura, privilegiando il rapporto tra ospedale e territorio, emergenza, urgenza e distrettualità, rafforzando i presidi che nei luoghi anche un po' più di prossimità servono esattamente come primo e immediato soccorso e recupero di stanza da parte dei cittadini.